sono luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato, luoghi di storia e di cultura, luoghi che lasciano senza fiato e attraversano epoche. Personaggi che hanno vissuto periodi diversi sembrano aver lasciato ognuno di essi un qualcosa di mistico, qualcosa di leggendario. Buonasera amici e amiche di Salento in Forma. In questa bellissima serata di maggio sono qui in uno di questi luoghi leggendari di cui parlavo prima, il convento di Salice. Un'occasione particolare, la presentazione della 341esima edizione della Fera de Salice, tradizionale festa patronale che si terrà a Salice dal 30 giugno al 3 luglio del 2018. Il nuovo comitato feste, capitanato dal giovane Fra Sebastiano, presenterà questa sera una fiera nuova, ricca di novità, e a noi non resta che andare a vivere queste emozioni. Grazie va al sindaco Antonio Lorato, all'amministrazione comunale, ai giornalisti che hanno accolto e accettato il nostro invito a presenziare la serata e che sono con noi questa sera. Alcuni mi hanno raggiunto telefonicamente perché assenti per questa sera per motivi di lavoro e per chiedermi il materiale da utilizzare poi nella pubblicazione degli articoli. Prendo la parola come rettore del convento e come primo responsabile dei festeggiamenti in onore della Madonna della Visitazione, non tanto per esporre il programma civile dettagliato della fiera, per quello daremo parola al presidente del comitato, ma soprattutto perché il mio intervento vuole essere un ringraziamento sentito per ogni cosa che sarà realizzata con tanto impegno e sacrificio da parte di tutti coloro che si sono adoperati e continueranno a farlo per la buona riuscita della nostra festa patronale. Un grande grazie dunque va al Comitato Fiera, in particolare a coloro che si sono impegnati per ottenere i contributi da parte degli sponsor. La Fiera accomuna tutti, tutta la città, e quindi la sua buona riuscita dipende da tutti, dal contributo concesso dal Comune, dagli sponsor, dai contributi provenienti dalla Regione Puglia, dall'Unione dei Comuni del Nord Salento, ma soprattutto, e qui apro una parentesi, il 50%, già l'ho detto domenica scorsa, il 50% viene dalla bontà del cuore della gente, del popolo, dei cittadini di Salice e Salentino che attraverso le loro offerte e donazioni ci hanno permesso e ci permettono di capire ancora di più quale sia, quanto sia forte in loro il grande amore per la Madonna della Visitazione. E proprio in questi giorni, io me ne sto accorgendo sempre di più, in questi giorni alcune persone mi hanno portato, hanno offerto alla Madonna della Visitazione gli ori di famiglia che vanno ad arricchire quelli già esistenti e poi metteremo anche durante la processione che uscirà il 1 luglio. Per i salicesi, e l'ho capito in questi anni da quando sono a Salice, ormai sono 2 anni che sto a Salice, il culto della Madonna della Visitazione è come l'aria che respirano. Può crollare il convento, ma non il culto e non i frati che sono la garanzia di un culto plurisecolare. Questi per i salicesi non devono e non dovranno mai venire meno. Quest'anno sono presenti alcune novità importanti all'interno del programma, sia religioso e sia quello civile.
Per quanto riguarda quello religioso, personalmente è quello che a me interessa di più, perché è più vicino al culto della Madonna della Visitazione. Quest'anno avrà luogo, forse per la prima volta in assoluto dopo 341 anni, la Peregrinatio Mariae, che vedrà il simulacro della Vergine in visita nelle parrocchie della città, a partire dal primo giorno del novenario della festa, il 22 giugno. La Madonna sarà portata presso la parrocchia di San Giuseppe, in cui sosterrà per un'intera giornata di preghiera e di pellegrinaggio da parte dei salicesi, non solo. Il giorno seguente poi sarà traslata presso la Chiesa Madre e anche qui la sua sosta durerà un'intera giornata. Nei giorni di peregrinazio il convento resterà chiuso per permettere un'unica celebrazione eucaristica presso le parrocchie visitate dalla Madonna della Visitazione. Questo proprio perché è la festa di tutti e tutti dobbiamo correre verso Maria, verso di lei, come lei si è messa a correre verso Elisabetta facendo sussultare il suo grembo. Un altro appuntamento molto importante nel programma religioso, nel programma 25 giugno prossimo venturo, quando il vicario generale, Monsignor Fabio Ciollaro, procederà al rito di incoronazione della Madonna della Visitazione con la sua antica corona fresca di restauro. È stata appena restaurata, ho chiesto al Vescovo se si poteva fare un'incoronazione ufficiale della Madonna della Visitazione e solo l'ordinario del luogo può fare l'incoronazione. In questo caso lui mi ha suggerito il suo vicario generale, per cui faremo questo rito di incoronazione ufficiale il giorno 25. Ancora come lo scorso anno, il giorno 2 luglio alle 19:30, presso il nostro chiostro del convento, avrà luogo la concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Brindisi Ostuni, Monsignor Domenico Caliandro. Una bella novità che riguarda il programma civile sarà la presenza nel corso delle varie serate della festa di Radio Santucciao, che in collaborazione con Radio Skylab racconterà in diretta la fiera Madonna della Visitazione 2018. La presentazione di un programma così vasto e ricco sotto tanti aspetti è senza dubbio il risultato di un anno pieno di lavoro e di incontri frequenti con il Comitato Fiera, di un anno di impegno dei suoi componenti, di scambio di pareri e di opinioni, di idee e progetti da confrontare e portare poi alla loro realizzazione. Tutto questo ha fatto sì che si arrivasse ad avere a disposizione tante iniziative che coinvolgessero tutte le fasce di età. Un'altra collaborazione importante quest'anno sarà con Puglia Armonica, l'associazione che ringrazio davvero di cuore per essere tra noi nel corso della nostra fiera e che ha a cuore l'amore per le tradizioni della propria terra. Il presidente non è potuto venire, mi ha raggiunto telefonicamente perché è impegnato con un altro comitato festa patronale. Ancora un'altra novità molto suggestiva per l'addobbo della festa: il convento, qui ci ho tenuto tantissimo perché la festa è del convento ed è giusto dare al convento massima visibilità e anche massima importanza. La festa la dobbiamo sentire tutti, tutta la città è nostra, però la festa, la Madonna della Visitazione è la titolare del convento ed è giusto dargli anche la giusta importanza qui nel nostro convento. Poi un'altra cosa importante, ho commissionato una nuova base per la processione della Madonna e sulla base sono stati apportati lo stemma della città di Salice Salentino e l'araldica, lo stemma dei frati minori. Prima di cedere la parola al sindaco e poi al presidente del Comitato Fiera, Mauro Capoccia, che ci illustrerà il programma dettagliato, ringrazio ancora una volta tutti, in particolar modo il comitato e coloro che in modo più diretto si sono resi disponibili
per organizzare al meglio la fiera che tutti, salicesi e non solo, andremo a vivere tra un mese esatto, oggi 30 maggio e 30 giugno con il Venerabile diamo inizio, no, il via alle feste, alla festa patronale. Grazie allora infinite a tutti e buona serata, anzi buona fiera in onore della Madonna della Visitazione a cui ognuno di noi si sente particolarmente legato. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti e benvenuti. Io posso sintetizzare tutto quello che ha detto padre Sebastiano con una frase: rinasce a Salice la festa della Madonna della Visitazione, ritorniamo finalmente alla tradizione della festa. E io, padre, a nome mio personale, dell'amministrazione tutta, della comunità che rappresento, la ringrazio veramente di cuore. Ringrazio tutta la comunità francescana per il prezioso e forte impegno che in questi giorni, e anzi da più tempo, da subito dopo Natale, è stato profuso. È un'organizzazione capillare, un'organizzazione presente, un'organizzazione sentita. E la cosa più bella, entusiasmante, è quella di aver messo su un programma con il ritorno alle tradizioni che erano poi la peculiarità della nostra fiera. Il programma è già stato da padre Sebastiano un attimino esposto ed è un programma con tantissime novità. A mia memoria non ricordo un programma così ricco, un programma che non è fatto solo di festeggiamenti religiosi ma anche civili, di appuntamenti culturali che sono con la nostra fiera inseriti. E se questo è rinato, devo dire, lo dobbiamo solo alla vitalità di Fra Sebastiano. Noi come amministrazione abbiamo dal primo momento voluto sostenere fortemente con tutti i mezzi e collaborare con Frate Sebastiano, perché dal primo momento, dopo averlo conosciuto, dopo averlo apprezzato, dopo averlo così vedere nella sua veste il trasmettere entusiasmo, nel risvegliare quell'appartenenza forte da parte di salicesi che si riconoscono da sempre nel convento di Salice. Io in altre occasioni, padre, in modo pubblicamente mi sono sentito di ringraziarla, ma questa volta mi sento ancora di ringraziarla in modo più forte e di questo, come primo cittadino, ti dico grazie di cuore. La fiera, è inutile dirlo, ogni cittadino di Salice da sempre si identifica in questa festa. È il momento, è la festa più importante del nostro paese. Tutta la comunità spesso si è trovata riunita intorno a questo evento, a questa festa. È la festa di tutti, è la festa dei salicesi, dico io. Ognuno, forestieri di fuori paese, cittadini fuori paese, sanno perfettamente che la nostra festa principe è la fiera Madonna della Visitazione. Come dicevo, e come anche ha già detto lei, padre, è un programma ricchissimo, un programma forte. Siamo stati così, abbiamo il patrocinio, ottenuto il patrocinio dei vari enti, dalla Regione all'Unione dei Comuni del Nord Salento, ad altre amministrazioni.
perché anche su questo abbiamo lavorato e abbiamo voluto fortemente che queste entità prendessero coscienza che noi vogliamo portare questa festa ad un livello che li compete. E naturalmente c'è bisogno soprattutto anche di sostegno economico. Ecco, io a tal proposito vorrei fare un appello ai cittadini di Salice, un appello accorato. Non so se avete già iniziato a girare per le vie del paese per contattare le varie persone. Ecco, io voglio fare un appello accorato. Ognuno di noi deve sentirsi partecipe e impegnato in prima persona in questo. Ognuno di noi deve fare la sua parte, perché a tutti piacciono le cose belle. Credo che il Comitato si sia impegnato in modo forte e concreto dal punto di vista economico e non possiamo assolutamente lasciarli soli e abbandonarli. Ecco, l'impegno che deve essere preso da parte di tutti i cittadini è quello di massima collaborazione, di sensibilizzare gli altri cittadini, i vari punti commerciali, chiunque deve dare quel minimo supporto, naturalmente considerando, voglio dire, le disponibilità economiche in un momento di crisi come questo, delle famiglie salicesi e non solo, però dobbiamo cercare di contribuire e di portare veramente questa festa al ruolo che gli compete e che i nostri antenati hanno veramente portato in quegli anni. Io non voglio dilungarmi, credo di aver detto tutto, di aver toccato i vari punti, ma voglio chiudere con un messaggio lanciato da padre Sebastiano. Effettivamente, quando dice i frati sono un'istituzione per Salice, effettivamente è così. Noi non possiamo fare a meno di quel punto di riferimento nella nostra comunità che sono i frati francescani e soprattutto nella persona di frate Sebastiano. Ecco, noi dobbiamo avere come punto di riferimento in un momento storico dove alcune certezze vengono meno anche per comportamenti non consoni di chi dovrebbe invece dare esempio sistematico in ogni momento. Ecco, noi in padre Sebastiano troviamo quella persona che si fa carico di quegli esempi e cerca di trasferirli in ognuno di noi. Ecco, io frate ti ringrazio ancora una volta e grazie per avermi voluto al tuo fianco in questa occasione. Grazie. Come abbiamo appena ascoltato, la 341esima fiera della Visitazione avrà luogo da sabato 30 giugno a martedì 3 luglio, giorni in cui avranno luogo le celebrazioni religiose in onore della Madonna della Visitazione. L'intero comitato fiera, che rappresento insieme al rettore Fra Sebastiano, si è impegnato a partire da ottobre scorso ad oggi per la definizione di un ricco programma di festeggiamenti civili. Si parte il 21 giugno alle ore 20:30 presso il centro polifunzionale con Tirati in ballo fra le stelle, che è una serata danzante a gara di ballo. Dal 26 al 28 giugno presso le Rene il torneo di calcetto e presso il convento il torneo di calcio balilla. Il 27 giugno, novità di quest'anno, alle ore 20 presso il chiostro del convento, il convegno La Fiera di Salice, storia, arte, devozione e tradizioni. Relatori il professor Faggiano Cosimo e il dottor Politi Elvino. Il 30 giugno, dopo la processione del Venerabile, spettacolo musicale con Balla Italia, la discoteca dei giovani all'aperto. Il 1 luglio, in mattinata, novità di quest'anno, presso Via Fontana, convento,
raduno e mostra di auto e moto storiche in fiera, a cura dell'associazione Arneo Veicoli Storici. Sempre il 1° luglio, novità di quest'anno, apertura ufficiale dei festeggiamenti alle ore 10:45, formazione del corteo presso il municipio e partenza verso il convento accompagnato dal concerto bandistico per l'omaggio floreale da parte del sindaco e dell'amministrazione comunale alla Madonna della Visitazione. La sera alle ore 21:45 presso Piazza Plebiscito il tradizionale canto della Salve Regina con Giuseppe Tommaso tenore. Alle ore 22:30 presso Villa Giardino del Convento pizzica catepizzica Talita Cum in concerto live. Nella mattinata dell'1 e del 2 luglio concerto bandistico di Salice Salentino, associazioni musicali Cosimo Strafella e Pentagramma. Mentre nella serata del 2 luglio, premiato gran concerto bandistico Ernesto Gennaro Abate, città di Squinzano, maestro direttore e concertatore Giuseppe Grecucci, e il gran concerto bandistico città di Rutigliano, diretto dal maestro Gaetano Cellammare. Il 2 luglio, novità di quest'anno, dalle ore 20:30 in poi in via Fontana, trenino per i bambini. Presso il convento si potranno ritirare i biglietti omaggio. La sera alle 20:30 spettacoli di artisti di strada presso il convento con il Desperados Quartetto Acoustic. Alle ore 23, novità di quest'anno, gara e spettacolo di fuochi pirotecnici a cura delle ditte La Pirotecnica del Sud di Coluccia Pietro e figli e Palma Francesco di Leverano presso il sito Campo Sportivo. Il 3 luglio alle ore 21 presso Piazza Fitto La Gabbia cover dei Pooh in concerto live tour 2018. Infine, novità di quest'anno, dal 30 giugno al 2 luglio, la Fiera della Madonna della Visitazione racconta attraverso i microfoni di Radio Santucciao la diretta radiofonica. Può essere ascoltata sulle frequenze di Radio Skype Lab 104.1 e sul sito internet www.radioskypelab.it. E il vento devoto. Ventagli d'autore per Santi Patroni, mostra del progetto artistico ideato da Antonio Chiariello presso il coro antico del convento a cura di Puglia Armonica. Apertura della mostra l'1 e 2 luglio dalle ore 18 alle ore 23. Inaugurazione il 1 luglio alle ore 11:15. Grazie a tutti per l'attenzione e buona festa a tutti quanti. 70 anni dalla prima esibizione della Salve Regina, per cui l'omaggio floreale non solo alla Madonna della Visitazione, ma anche al grande maestro che ha reso questo canto alla Vergine della Visitazione, ha voluto dedicare questo canto, per cui il sindaco farà due omaggi floreali, uno alla Vergine, alla Madonna della Visitazione, e l'altro al grande maestro, e lo ricorderà anche sul piazzale del nostro convento dando giusto merito a questo nostro maestro salicese. Scusate. Posso? Sì, sì. È sfuggito un particolare forse a Fra Sebastiano, che ci sarà un'estrazione, no? Ci sarà una lotteria il giorno 3, se non sbaglio. E ci sarà un primo premio che è una bici, che sta scritto tutto sul libretto, che è stato fatto quest'anno anche, che sarà dato a tutti i cittadini, casa per casa. E quindi ci sarà un'estrazione, primo, secondo e terzo premio, giorno 3, tramite anche l'estrazione del lotto. Ma
I biglietti non sono in vendita, i biglietti vengono dati a ogni obolo di 10 euro, cioè la famiglia che offre 10 euro viene consegnato un biglietto gratuitamente, va bene? Che ovviamente va incontro a questa estrazione del 3 luglio 2018. I premi, bicicletta da passeggio, offerta da Motorbike di Corigliano Salvatore, primo estratto Bari, vabbè, serie primo estratto Napoli, poi secondo premio tela Madonna col bambino di Vincent Maria Brunetti, secondo estratto Bari, seconda serie estratto Napoli, e poi terzo premio fotocamera Samsung, offerta da Uni Euro di Cagnazzo Fernando, terzo estratto Bari, serie terzo estratto Napoli. Quella che sostituiva le madonnelle, prima che uscissero le madonnelle in peregrinazio nelle varie case dei salicesi, quest'anno ho fatto restaurare l'antica edicola che porteremo nelle case degli ammalati del centro volontari della sofferenza. Cioè, si inizia a girare il giorno e do anche ufficialità il 17, domenica 17 giugno la sera alle ore 19 presso il nostro chiostro faremo l'inaugurazione della nicchia di San Francesco che è stata da poco restaurata, della statua che rientra dal restauro, la statua di San Francesco, della nuova base della Madonna della Visitazione e anche dell'edicola dedicata alla Madonna della Visitazione. Tornano dal restauro e quindi faremo una festa, un'inaugurazione ufficiale 17 di giugno alle ore 19. Io voglio rinnovare l'invito, l'impegno costante da parte di tutti di trasferire ai parenti, agli amici, di cercare di sensibilizzare, di contribuire in modo, non dico forte, ma quantomeno voglio dire ognuno di noi che faccia la propria parte. L'impegno economico che è stato assunto è un impegno abbastanza forte, quindi c'è bisogno necessariamente della collaborazione di tutti e del sostegno di tutti. Grazie a tutti, grazie per aver così partecipato. Sì. Abbiamo già fatto un anno. L'abbiamo fatto un anno, però non è andato molto bene. Lo faremo una cosa che riguarda il comitato. Ovviamente quello che abbiamo visto all'inizio, questo video realizzato da Pinto Pierluigi, voluto dalla rettoria, quindi dal sottoscritto, dalla rettoria Santa Maria della Visitazione, lo troverete a breve su Instagram, sui social e oltre quello ci sarà anche la pubblicità di Radio Skylab che sarà dato 10 giorni in diretta su Radio Skylab, quindi parleranno della nostra fiera visitazione, faranno pubblicità alla nostra fiera visitazione e basta. E poi ecco, devo dire grazie al Salice Salento in forma, quotidiano, che oggi è uscito un articolo, Gazzetta, Lecce Prima, adesso non voglio. Grazie a tutti. Allora, siamo qui con due esponenti del nuovo comitato Fiera di Salice, Fabio Ligori e Mauro Capoccia, due colonne portanti di questo nuovo comitato che, Fabio, avete voglia veramente di stupire il paese quest'anno. Sì, stiamo tentando di fare una bella fiera e ci stiamo mettendo tutta con tutti i problemi e quindi le spese economiche sono tante, la burocrazia che ci blocca, però stiamo superando piano piano tutto quanto e stiamo andando avanti. Senti Fabio, spero che faremo una bella figura. Avete questo spirito organizzativo che è invidiabile, non tutti farebbero questo. Cosa vi spinge veramente? C'è uno spirito che ci
che ci trasmette un po' questa forza, Fra Sebastiano. Ho sentito parlare bene pure del nuovo frate Fra Sebastiano. Ma, che grazie a lui che io parlo personalmente, sto in mezzo al comitato grazie a lui, perché ci dà la carica per andare avanti, e quindi anche se a volte ci scoraggiamo per i problemi, lui con la sua forza ci dà la carica, sì. Mauro, con te potremmo parlare di tante cose, però oggi dobbiamo parlare della fiera. Senti, tu sei un grande musicista storico di Salice, avete proposto delle nuove idee. Secondo te la gente di Salice come risponderà a questo? Oh, sarà sempre la solita, sempre critica, oppure quest'anno vi guarderà con un occhio di riguardo? Vabbè, ci saranno come al solito sempre le critiche, quelle ormai siamo abituati a sentirle. Comunque credo che ci saranno anche tanti apprezzamenti quest'anno, anche perché grazie anche a Fra Sebastiano quest'anno, anche l'anno, già siamo partiti l'anno scorso, ma quest'anno forse stiamo facendo qualcosa che qui non è mai stata mai fatta. Cioè abbiamo contattato le luminarie De Cagna, che sono le prime in assoluto per quanto riguarda le luminarie, appunto. Non a caso sono state in diverse nazioni del mondo, sono state nei paesi arabi, in America, in Cina, in Giappone, voglio dire. Poi ho visto, come avete visto, anche c'è un ricco programma anche per i giovani. Abbiamo pensato di anche ai giovani, ci sarà una serata appunto dedicata proprio a loro con la discoteca in piazza. Ecco, quelle serate che andavano un po' morendo, sì, la gente andava via, quest'anno cerchiamo di riempirla questa piazza. Con la speranza che ci sia la partecipazione da parte dei giovani, perché poi bisogna vedere. Allora, Sindaco Rosato, si può dire che questo è l'esordio come amministrazione della nostra fiera, la 341esima fiera mercato di Salice? Sì, effettivamente l'anno scorso, l'edizione dell'anno scorso, eravamo arrivati da pochi giorni, quindi non abbiamo partecipato in modo attivo alla programmazione dell'evento. Quest'anno invece lo abbiamo fatto, lo abbiamo voluto, ci sentiamo parte integrante di questa bellissimo progetto, e abbiamo voluto e sostenuto questa programmazione perché riteniamo che Salice ha bisogno di questa festa, e riteniamo che questa festa deve essere per Salice un momento di condivisione particolare. Dobbiamo tutti ritrovarci intorno a questa festa che è la Fiera Madonna della Visitazione. Ecco, noi abbiamo voluto, come dicevo, sostenere il comitato fiera, e soprattutto abbiamo voluto sostenere Padre Sebastiano, che poi è stato il vero cuore di questa programmazione. Ecco, un comitato nuovo fatto di gente giovane, guidata appunto da Fra Sebastiano, di cui si dice un gran bene. Sono cose che mancavano negli anni precedenti. Sembra che finalmente Salice abbia trovato quel giusto stimolo per partire bene per questa fiera. Effettivamente sì, ma è stato fatto un lavoro a monte, come dicevo, voglio dire, la presenza di Padre Sebastiano è stata determinante affinché tutta la comunità, soprattutto francescana, si ritrovasse intorno a questo progetto. Lui è il fulcro di tutto, è una persona che cerca, aggrega in modo forte e determinante, è una persona che si sta spendendo per il paese, è una persona, voglio dire, che ha fatto riscoprire l'entusiasmo per questa festa, ha fatto riscoprire soprattutto quelli che erano i sentimenti dei nostri antenati verso questa festa. Ha detto tutto lei, sono veramente contento, ho visto che siete abbastanza carichi, anche ci aspetta una bella festa ricca, insomma, che unisca l'intero paese, anche le persone che sono fuori, grazie ai social network avranno la possibilità di vedere, di osservare, insomma, sì, la festa. Un ringraziamento particolare anche, voglio dire, alle testate di informazione, a Salento Informa, a Salce, tutti quelli che mai come prima quest'anno si sono interessati e hanno voluto essere anche loro, per quello che li compete, parte integrante di questa manifestazione importante. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Ciao. A posto?
Allora, Fra Sebastiano, permettimi di dire del tu, hanno parlato in maniera stupenda di te e del tuo, questa forza che sei riuscito a trascinare in questo nuovo gruppo del Comitato Fiera. Cosa ti senti di dire a noi di Sanetto in Forma e a tutti i cittadini, insomma, che aspettano con ansia questa festa? Ecco, intanto devo dire grazie, grazie di cuore a tutti i collaboratori, tutti coloro che sentono insieme a me questa forte devozione alla Madonna della Visitazione. Lo fanno attraverso il loro contributo materiale, attraverso il tempo che spendono a disposizione del convento e della città intera. E poi, che dire, ormai si respira nell'aria questa grande festa, sia a livello religioso, liturgico, che ci dà possibilità e modo di collaborare con le parrocchie della città. Insieme agli altri sacerdoti abbiamo improntato un programma abbastanza ricco e vasto, e poi anche si sente nell'aria il senso della festa, quello che andremo a vivere tra appena un mese. Ecco, questa novità di addobbare, abbellire il paese già un mese prima, qualcuno un po' ha storto il muso, però a Salice se non criticano. È chiaro che Decagna, voglio dire, monterà anche le luminarie a Scorrano, e per cui ha bisogno anche di tempi tecnici, e questo gli dà possibilità sia a lui di farci sentire questo clima e respirare questa festa, ma anche per noi, insomma, vedere prima montare le luminarie ci arricchisce dentro, ci sprona anche, no? Come comunità a collaborare. È stata anche una fiera molto social, no? Testate giornalistiche presenti, è una novità. Anche questo è merito tuo, perché se tu ormai sei il trascinatore, perdonami. Sì, io è chiaro che sono delle iniziative che ho già avuto modo di proporre in altri contesti dove mi sono... E qui mancavano. Sì. Quindi anche è venuto tuo. È già un'esperienza che mi porto dal mio paese, dove la festa patronale è molto sentita e molto vissuta da tutti i cittadini, e ovviamente era una proposta che ho voluto fare, che è stata condivisa da tutti e che ho voluto portare anche qui a Salice. Noi ti ringraziamo a nome anche di tutto il paese, di questa carica che riesci a trasmettere a tutti noi. Vediamo appuntamento ai nostri ascoltatori, dal 30 giugno al 3 luglio 2018. Siamo a Salice Salentino per la nostra festa Madonna della Visitazione. Davvero il Signore ci faccia sperimentare appieno la maternità di Maria e sentirla profondamente nel nostro cuore. Grazie, Fra Sebastiano. Questo è tutto, aspettiamo con ansia l'inizio di questa festa di Salice dal 30 giugno al 3 luglio 2018, siamo carichi, Fra Sebastiano si è trasmesso una forza che, come diceva prima, non avevamo mai visto prima nel paese di Salice. Ci auguriamo che tutti quanti possano vivere veramente questa festa, questa gioia di stare insieme, di passare 4 giorni spensierati e all'insegna seguiti sempre dalla Vergine Maria. Da Salice e dal Convento della Visitazione è tutto, a buona linea.